Eccoci! Oh, è una cifra che non fa scel trono! Buon anno, tutte cose! E lo so, regà, ma 2 mesi solo per Harry Potter! 2 ore e mezza di video in tutto! 1 mese e 1 mese per editarli, Cristo! Quindi mi ha levato la vita! Ma rieccoci qua, dai! Tanto prima d'aprile, che riparte l'ottava, finisca la seconda stagione! Per forza! Quindi, fine aprile, tutta la seconda stagione. Va bene? Oh. Sigla! Comincia l'anno, un nuovo inizio, pieno di sangue, morte e supplizio. Dai, che quest'anno ricomincia. La stagione 8, quella finale, sarà un bordello dei morti male. Ma tanto sapevo già. So anni che stavo a soffrì e prima o poi a ta finì. La settima puntata, 7, sempre sto cazzo di 7 del Trono del Muori. Come già ho detto starta con Tion che si sveglia senza Osha. Coroldo Stabran sparito, è scappato a gambe levate, nel senso che se è proprio levate, tanto che cazzo gli servono. No vabbè, e come ha fatto a scappare? Il gigante gli ha dato una mano, l'idiota Odor, l'idiota mezzo ritardello, stupido come lo schifo. Il gigante era meglio, più bella figura, e la bruta, eh? Te la ricordi, sì? Quella con cui ha fatto... Ma a quanto pare è lei che t'ha inculato. Ti picchio perché hai ragione. Che bravo! Così fanno gli uomini di ferro. Tutti a cercare Bran e Rigon. Pure Mastro Luwin, che se sta cominciando a preoccupare, perché controlliamoli un attimo. Che gli vuoi fare quando li ritrovi? La bua! Ma non li faccio secchi. Ah, ok. Se li trovo entro poco, gli do le totto sul popò. Mi sembra una dura punizione, ma se può fare, dai. Oppure... Oppure... Marolla mia! La sindrome di Lisarrin, lei sa. Regà, i prigionieri da morti non servono a cazzo. Perché volete sempre uccidere i prigionieri nobili? Ammassi i poveri, quelli poracci, è pieno così. Ma non quelli delle casate. Quelli servono. Ma che me servono se non li trovo? Bau bau, wuffete. Oh, hanno trovato le tracce. E dai, sorridi, che domani magari ti svegli accoltellato sotto al cipresso del cuore. È soltanto un gioco. Theon Greyjoy. It's in the game. Ha fatto la battuta, no? È solo un gioco. Il gioco del trono si chiama così. Tasci due da tutte le fritture. E questo è sociopatico. Sociopatico Stark. Polipatico. Intanto i fuggitivi camminano. Ma quelli corrono chi i cani, tutte cose. Loro la scappagnatina a mezzo alle praterie. Bene, bene. E se mangiano le noci. Tieni, tieni. Mangia. È frutto di Dio, mangia. Riposamosi. Certo. Pure Odor è stanco. Odor. Io l'ho detto. Odor. No, mo sta esagerando, ma che c'entra? Odor. Perché ritiri fuori ste storie? Sì, un po' le puntate fa l'ho preso un braccio io. Ma sei te il passeggino official, va bene? Odor. Scorgono una fattoria, che è quella dove Bran ha mannato l'orfanelli un po' di puntate fa, ti ricordi? Un lieto fine! Fino a mo! E quando ti sbagli? Porca tra... Andiamo a magnasse! Andiamo a scroccare a pranzo! Sicuri? Non è che Tion segue le tracce fino a qua e gli fa un po' per dolore fisico brutto? Eh sì, ma io c'ho fame! Andiamo a magnasse! How could this happen to me? Intanto nel vero nord, a Valle d'Aosta... Il vero nord lo riconosci subito. Tutta neve, tutto bianco, filtro bianco a stecca, due rocce per così, un po' blu. Non si sa perché le rocce sono blu. Vero nord. Sento una certa pressione dietro all'altezza del basso ventre. Ah! Oddio! Adesso stiamo insieme? E che sarà mai? Ma fatto sentire la presenza! Con quei ricettini, la faccia da metà cane bastonato! Chissà quanto era fatta cascata la sindrome della croce rossina! La croce rossa, la croce rossa, Stark, eh? Eh? Oh! Ma che c'hai? Ma non vorrei dirmi che... Ma no, ma sei vergine! Ascendente non ho mai schiacciato. Io sono un uomo, un prode guardiano della notte, che non è mai stato con una donna. Purello, piccolo angelo.
faccio? Te preoccupa, ci penso io. Eh? Ma non ci sono le donne corvette? Le corve? Le corvine? Sì, ma fanno i fabbri in Dark Souls 2. No, non ci sono le donne. Allora, tutti a prendere Ciro Rally e Loras, ma pure tra di voi. No. Ma con chi allora? Ecco perché sembrate un po' troppo simili ai preti. V'ho capito. Famo bene a combattervi. E piaver nero. E se sposamo. Voi essere demonetizzato. Ma scusa, pensate di essere migliori degli altri? Pensi di essere migliore di me? No, no, ma che è un tuo pensiero? Sì, certo, è migliore di te, fa porbona. Io sono una donna libera. Ma se sei mia prigioniera? Sì, ok, ma sono una donna libera, il nome, i Free Folks. Ma se io ti ho annodato, non sei più libera, giusto? T'attacca la semanti, Stark. Però? Però cosa? È questo il significato di non essere libera. Mi pare giusto. Quindi sei mia prigioniera. Sì. E allora? Sono una donna libera. Ma che t'hanno fatto? Il lavaggio del cervello? T'hanno convinto a morire ammassato per gente che te se incula popo e manco te fanno scopo. Signorina, e allora? Si comporti con la grazia che contraddistingue il gentil sesso. A scemo! Segue discorso su chi c'era prima su ste terre. Tra quelli de giù e quelli de su. E c'eravamo prima noi. E non è vero un cazzo. Noi! No, noi! Er nonno de mi nonno de mi nonno. Era primo uomo. Insieme a altri primi uomini. E allora mo te rifaccio pure il discorso. Se uno è primo uomo, non è che ce ne stanno altri. O se primo, l'altro erano i secondi, terzi uomini. No! Sto un po' il cervello sta volando. Fino a mo' improvvisata la metà. Arriva e c'è. Stavano qua però. E mo' che mi dici? Pure noi siamo del nord. E allora perché ci combattete? E soprattutto, perché i primi uomini? E le donne? Ma le donne mai? E le prime donne? Ci stavano? C'erano dei problemi che le donne? Invasori! Terroni! Intanto ad Ammeral, il luogo soluzione a tutto, Tawin vuole scoprire, con i metodi quelli belli, chi è stato ad attentare a lui. Chi è stato ad attentare alla sua vita? Lui se pensa, cioè, capito come? Oh, l'Orsh è morto da eroe. La montagna 2.0 sospetta della fratellanza senza vessil. Non me ne frega un cazzo! Può essere la fratellanza senza vessilli, la sorellanza senza capelli, i malcontenti senza mirtilli. Spacca tutto, che voglio sentire i strilli da qua e fammi sapere. Ok, la fratellanza di imbecilli. Piccolina, hai fame? No. Tu hai fame invece? Sì, ho un certo languorino. T'hai imbrogio? Mangia il montone, forza. Ma sono vegana. Vegarian. Buon appetito. Donnolina, guarda come sei piccina. Sicuramente hai sempre vissuto d'estente. Ti sei bloccata la crescita. Me sfonno de cibo peggio dei maiali amici del G-Spot, guarda. Non mi è mai mancato niente, Soric. Sì, la vita è molto dura. E Tywin si apre, si confida alla coppiera. Se capisce il motivo. Così, gli vado a parlare. I vecchi fanno così. Questa sarà la mia ultima guerra. Sti giovani d'oggi le guerre ne fanno più come una volta, Ai miei tempi 4-5 soldati te tiravano su una guerra di tre piani. Dopo questa andrò in pensione l'anticipata. Oh, ma hai mai perso? Sei il tizio più figo del reame se avessi perso? Questa sarà la guerra per cui passerò alla storia. Madonna che culo che farò di Stark, lascia perde. A tutti la museruola. Sarà la mia legacy. La mia eredità. Sai cosa vuol dire eredità? Per 1000 dragoni d'oro, via! Cosa? Mi dispiace, eliminata! Prossima concorrente, forza! Levate, via! Eredità vuol dire quello che lascia le future generazioni. Come il debito pubblico? Esatto. Quello che rimane di te quando muori. Per Arryn il Nero, questo castello rappresentava la sua eredità. Pensa che la sala grande aveva 35 camini. Ma che è il ministero della magia? E guarda mo', che schifo! Tutto a fuoco, va. Sta roba mica viene via, sa? Per opera di Aegon Targaryen. Arryn l'avrebbe potuto respingere anche 1 milione di soldati. Pettera! Ma per Arya, dimmi. Dice, ah sì, Ecco perché ancora oggi ci ricordiamo di Aegon e le sue sorelle.
Chi? Le donne, regà! Ci stanno pure le donne! Avete problemi che le donne, veramente? C'erano pure le sorelle a dargli una mano, a dargli un'ala. Rhaenys? Tony Rhaenys? Ma sei sicura? E Visenya! Le draghine? Con i draghi Meraxes e Vagar. Ma non si è mai saputo se Vagar partecipò alla guerra. Lo sai perché, no? Perché? Faceva il Vagar. Chiuso, fine, addio, me ne vado. Me ne vado. Non devo dire per forza tutte le cazzate che mi passano veramente. Visenya, che swag! Sorella oscura, di colore! Era la sua spada di Valeria. Ma era di Valeria o di Visenya? Non l'ho detta. Ma le ragazzine di ora non ammirano più le signorine tanto carine come Chiara Ferragnister? Le ragazzine sono stupide! No, le ragazzine sono ragazzine. Ci avranno pure diritto. Desognate, fai principessine, eccetera. Che cazzo? Ah, c'hai ragione. Mi ricordi tanto mia figlia. Guarda, non credo. Non mi sono mai trombata a Bran o Rob. Come hai detto, scusa? Le ragazzine comprano l'acqua a 8 dragoni d'oro. Ah, che simpi che sei. Ma tu che ne sai di Valeria, Visenya e tutte ste cose? Che sei una popolanetta, poraccetta? E che già che distingui la destra dalla sinistra a traguardone? Eh? Com'è che ogni puntata te fai notà? Comincio a sospettare! Mio padre me l'ha detto! Ah, certo! Tuo padre, lo spaccapietre, che non solo t'ha insegnato a legge, ma s'è insegnato pure da solo, trovando il tempo, mentre sudava e se spaccava la schiena! Ce lo vedo, eh? Piccolata, congiuntivi. Piccolata, paramo gerundio. Che ha trovato pure i libri sui Targaryen e se li ha letti! Certo! Ma che cazzo ne sapete di spaccapietre? Dai, ti sei mai fermato a parlare con lo spaccapietre? Tusce, hai vinto te! Non mi piace quando non vinco io! Porto di là? Vabbè, ed è tutto tuo se vuoi! Non ce l'ho con te! Contenta? Sì! Ah! Te buco la culo! Come? Sono talmente happy che faccio la ola! Eppure stavolta ho sfangata. Aria, a canna risponde, basso profilo, diddesi a tutto e sopravvivi. Ok. Un'altra cosa! Si dice padrone, non patrone, no, no, non mio signore. Se vuoi passare da servetta, almeno fallo bene. E ora vedi che mo sospetta. Ok, Aria, di sì e via. Non ti metta a discutere ogni volta, Aria, ok? Vai. Mia madre ha servito per lei di tutte cazzate! Ah sì, lei di tutte cazzate? E come sta? Come sta? E mi ha insegnato come si parla correggiutamente! Gne gne! Guarda che faccia, Aria! Guarda! Tywin, se la impicchi c'ha ragione, Tywin! Impiccala! La smetti di rispondere ai lord potentissimi! Ahaha! Quanto sei sveglia! Te l'hanno mai detto? Sì! Ho rischiato davvero sta botta! Nel frattempesso momento, Sansa passeggia e incontra il mastino. Per la regola che ho detto pure in Harry Potter. Nei castelli, nei luoghi affollatissimi, sono in quattro a camminare. E prima o poi si incrociano da soli poi, no? Cioè, questa gira da sola e becca cosa, vabbè, dai. Sansa gli chiede scus per non avergli detto grazie quando gli ha salvato le chiappine e tutti si... Natale, sì, Natale, approdo, non me lo devo... È stato un piacere! Quanto sei coraggioso! Un piacere quasi fisico! Quanto sei psicopatico! Tanto quanto lo era tuo padre! Scommetto che anche lui godeva nell'uccidere le persone! Era solo il suo lavoro! Avrebbe sicuramente preferito scrivere poesie e intrecciare canestrini di vimini! Sì! Sei sicura che chi emette la sentenza deve seguirla? Non sia una regola che si è inventato per far bella figura. C'era prima di lui? Dammi una lametta che mi taglio le vene. Sì, 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 c'era, forse. No, sì, sì. Non è che era per coprire il fatto che si eccitava alla vista del sangue. Infatti ogni volta 9 mesi dopo un'esecuzione, sa, cicciava fuori lo Stark. Forse qua a sera era più un presa bene del solito. Forse questo gli piaceva a lui, capito come? No,
papino era bravo! Perché devi essere così cattivo? Ci eravamo avvicinati! Mi avevi anche confessato in lacrime che sai di essere brutto! E come ti guarda la gente? Hanno tagliato tutto! Qua faccio solo il cattivo! Ringhio, guarda! E allora ciao! Però sti due, quindi sì, dalla prima stagione! E poi in teoria Sandor è molto più giovane di così, C'ha poco più di 20 anni! Qua hanno invecchiato tutti, vabbè! Però, il mastino e la lupetta. Ah, tra canidi. Vabbè, andiamo all'Esteros. La Galesbrix è in modalità mome sentono. I draghi l'ha presi sicuramente uno dei 13. Così. Tu sei uno dei 13. Non ti fidi di me? Usa la pietra del tempo? Torno indietro e li salvo tutti? No! Tanto lo fanno sicuramente in Avenger Endgame. Tanto lo fanno là, sicuro. Qua non sa né cazzo fa viaggi nel tempo. Viaggi nel tempo a stecca. E lo vedi che sei inutile? Guarda che pure io ci sto a fare una figuraccia, Sai, Galesbrinx, io non avevo niente. Oddio, questo ogni volta la pia più larga dalla barriera. A canna che storielle! Non sono soddisfatta! Ti lascerò una cometa su TripAdviral. Ora capisco perché siete quart, tasci vostra, Fine della parentesi Galesbrinx. Parentesbrinx. A ritaglie col nord. Questi continuano la loro prima vacanza insieme a... Guarda che bei posti di porto, Ghiaccio, neve, ghiaccio, rocce, neve, ghiaccio. Godilo finché poi, perché fra 6-7 anni tutti i parcheggi. Tu pensi che noi siamo selvaggi solo perché non viviamo in castelli, ma in capanne di fango e merda? Non sappiamo forgiare l'acciaio? Abbiamo una società basata in tribù? Qualcuno di noi pratica il cannibalismo? E ci scanniamo per delle strozzatine? E invece no! Perché noi siamo liberi! Liberi di scannarci per delle stronzatine! Votate per me! Che bello! Non seguiamo un re solo perché ce lo dicono! E Mass Raider? L'abbiamo votato! Il suffragio brutiversale! Pure le donne e gli orsi! E anche lui era un corvo! Come te! Ma ha preferito troppa la libertà! E anche tu potresti farlo! Potresti costruirti la tua capannetta di schifo! Ma è pieno così di tutorial su Brutube! E trovarti una brutina con cui giocare al dottore, al mastro della cittadella! E la paziente morbogrigiata! Le donne si uccidono per stare nude con te. Ma basta, ferme. Nude, ma solo nude. E non puedo caso le regole. Se vuoi tanto io a prima lezione. Sono bruta, ma non brutta. Lo so come si fa. Tipo circa, insomma. Oh, eccola. Dai, pure questa è una puntata con tutte catchphrase. E la legacy. E pure questa. E ora? You know nothing, Jon Snow. Mi fa schifo dirla in italiano ormai. Che tradotta è? Ma che cazzo ne sa te? Ma falla finita, che qua oltre la barriera è più facile trovare un gigante che uno che sa legge. Ma siamo liberi. Ma cammina. Panorama amica sul campo di Robertino e de cugino Lannister, Alton. Non mi pare così No, questa non la faccio. Ma su quante Alton, no. Che è tornato veramente da Rob a riferire il messaggio. Ma te ne vai? Ma che staffa? Ma te sei nobile? Non è che sei il fio di nessuno. Ma manna qualcun altro e poi dici sì, vabbè, ci sono voluto andare, problemi. Ma che davvero? Ma va a casa. Vabbè, che ha detto Cesira? Che sei forte. Che ha detto veramente? Ha strappato il foglio. Che te pare? Gli ha detto Tyrion, non passa delle cose, però sul serio, che ha detto? Puoi parlare, non siamo responsabili delle azioni dei parenti, se no già ero morto 7 volte per colpa di mia madre. Ma andiamo avanti. Va bene, ha detto tu madre qua, marito sforna basta, tu fratello Pistorius, gli è andata meglio Aria, quei sopracci Ali de Drago! Sansa! La vedo con Shay! Ma chi è azzo? Vecastro! Così ha detto. A morte! A mortissima! No, vabbè! Non siamo responsabili di quello che dicono i parenti. Anzi, io ti ringrazio. Mori, mettete al gabbio. Ma come? Ma questa riferita al messaggio? Ma liberatelo! Ma che vi serve? Ok, è un nobile, ma non gliene frega un cazzo a nessuno, evidentemente, di questo. Nartro mica sarebbe tornato, eh? Nartro mo sarebbe libero adesso. Mio re, ci abbiamo tutte le celle occupate. Alla 3 hanno svuotato il minibar e alla 5 tocca cambiare la paglia. Mettetelo nella suite con Jamie. Ma ha pagato per tutta la stagione per star da solo. Tra l'anni ci sta se capiscono. Ma forse pure troppo. Metti tuo figlio di guardia allora. Ok. A
arriva Talisa, sempre passione macellaia, sempre rovinatissima, vediamo. Ma almeno lavate le mani prima di andare da re. Ma levate quel coso, gli attacchi e malattie. Dobbiamo fare shopping, ma io mi volevo riposare. Non hai mai tempo per le cose importanti per me. Come salvare i miei nemici? Nemici tuoi, non miei. Traditrice, sono molto delusa. Io faccio la guerra tutta la settimana per portare la pagnotta a casa. Dai su, non mi va di litigare. Perché litighiamo sempre? Scusa, è che mi porti il lavoro in tenda. Ok, basta. No, scusa tu per il disturbo. Ma infatti che cazzo vieni da me per la lista da roba medica? Ma non c'aveva un tesoriere qualcuno? Allora vado. No, hai fatto bene. Andiamo al centro commerce Kragga e scegli tu la roba, va bene? Sì! Tio ogni tanto ha trovato la fattoria di quelli, porca puttana. Eccoli, li stiamo a trovare. Poverello, fuoco, pochissimo. Tra Graspris. No, niente, acqua acquissima, dio abissale. Abbiamo perso le tracce. Ma usate Spotify, no? Niente, qua sto, anno nuovo, tutte cassate. E vabbè, è andata così. Torniamo a casa, ci riproviamo domani. Quando ormai sono arrivato in culo al mondo. Essos, vabbè. C'è presente quando ti dicevo che se l'avessi trovati in poco tempo gli avrei dato solo letto a to sul popò? Primo, mi sono reso conto che Bran non sentirebbe niente. A cazzo ci è arrivato. Secondo, oppure Azno oppure a chiappa nel tipo che mi ho visto nella 205. Dove stanno i nani Stark? Nani? I nani? Ma non c'è un Lannister errano? Ah, ma dici di età, di statura? Mio signore calamarone, guarda un po', noci. Capisco. Sono stati aiutati dalla casata Chip e la casata Chop, quelle che menzionava Tywin un po' di tempo fa. L'aveva detto, infatti, è tutto collegato. No, mio signore, sono loro e basta. Ma allora? Si sono nascosti a insaputa di quello? T'ha mentito? M'ha mentito! Tu, vattene, meglio che guardi. Stanno per succedere le cose brutte, quelle che piacciono a Martin. Scatta l'operazione oppure... No, Tion! Non fa cazzate in montagna, Tion! Non fa cazzate a grande inverno, Tion! E se poi te ne penti? La Khalees Brinks guarda le gabbie prive di CGI e soffre. E Jorah ritorna. Ma tu cazzo stavi? Al bagno! Ok, Irri è morta, poverina! E Dorea? Boh, sarà al bagno pure lei? Mo si chiama Narbagno? C'ha la diorrea! So di tutto quello che mi passa per la testa. Io devo rileggere le cose che scrivo. Sai, Jorah, non so più tanto sicura che tutta sta faccenda di ripiammer trono sia una buona idea. Se ci pensi bene, ma che cazzo stiamo a fa'? Io sono una ragazzina, madre, che sta seguendo il sogno del fratello scemo. Io volo solo vivo a casa di Illyrio e vaffanculo. In nome di antichi fasti ormai dimenticati. Ma chi me pensa più nel continente occidentale? Eppure nell'orientale. I Dothraki mi hanno abbandonato. E mo hanno fatto secche pure tutte le comparse che m'erano rimaste. Ma che sto a fa'? Ma che davvero? Ma è ancora me, Khalees Brinks? Che sta a fare qua la mano? Te la volevo dare! Una mano! Tieni giù le mani, porca di quella puttana! In questo mondo nessuno sopravvive da solo! Nessuno! Oh, po' di forte! Bussavi a cercare i draghi! Vado! A Tridaglie, Corvero Nord! John ha tutto sotto controllo! Ma che vuoi fare? Tornare dai miei compagni. Non puoi con me appresso. Me li hai ammazzati, ricordi? In teoria l'avevo lasciato indietro per questo. Non ci riesco. Pff, figliettina. Ma a sto punto liberami. Così tu puoi andarci dai tuoi compagni. E così tu dai tuoi e li avverti. Ma allora non c'è nada dei compagni. E diventa uno di noi. Sono un corvo. Mai. E allora no! Sì, ma te sta bene, cazzo! E proponi te qualcosa, allora, no? Quanto li odio quelli come te, che dicono solo de no! Per questo non facciamo mai niente! Non so come ho fatto a sposarti nella vita vera, guarda. Io te lo dico, mi costringi le tattiche cattive, eh? Se mi riporti viva, mentirò!
dirò che hai abusato di me. Tanto stiamo nel trono del muori. Te guardano male se ne ha fatto. Te chiederebbero a massa, ma ancora pacca sul culo. Eh? John Weinstein? Non oseresti. Dirò che m'hai detto, te faccio fa la lady. Non è vero! E sti cazzi? Tanto io lo dirò. A sto punto, famolo. No! Devo essere forte! Ho fatto un giuramento davanti agli dèi, vecchi, nuovi e ricondizionati! Ti uscito! Va bene, basta un no! Poraccio neve, te sei un poraccio! Guarda un meme in inglese! Dove, dove? A scemo! Via! Ancora scappa questa! Scappa la volta puntata! Torna qua, dammi retta! Non hai abbastanza medaglie! Ygritte usa fossa! E dopo userà grotta! John trova la corda che legava Ygritte. Ma non Ygritte. No, eccola. Ma come, ma non sente che non c'è peso attaccato? Cioè, questa ti sembra Ygritte? E se a lei gli sono venuti i capelli castani? Sto qua. Adesso io t'ammairo per la tua costanza nel ricercare sempre la libertà. È vero, sei una donna libera. Ora l'ho capito. Bravo. Ma ora l'offerta non è più valida. E vabbè, no scherzo, è validissima. Sansa si riposa. Oh, un momento di calma. Sansa sogna l'eclisse, vi consacro. Ma era appunto solo un sogno. O meglio, un ricordo. Harry Potter, no. Sono troppo forte a fare scherzoni. Testa di Ned Stark nel letto. Oddio, hanno accoltellato Sansa. Ah no, so le cose sue. Ora Sansa è una signorina. Congratulazioni. Ah, Joffrey. Ah, la progenie. Vabbè Sansa, rigiralo pa' adesso. E poi la villa del suolo. Zaccagnate armaterasso. Non vi pare l'idea migliore? Shay arriva e capisce. Capisce tutto. Ma cos'è sta roba? Buca peggio dell'arto fuoco. Qua tocca butta tutto, eh. Giramolo. E brava. Arriva una servetta. Avete ucciso il materasso! Assassine! Aiuto, polizia! Gendarmeria! No! Shay viene dalla strada. Ma ciò non vuol dire che non possa discutere civilmente per difendere le ragioni di Sansa, che non vorrebbe raccontare al figlio. Tu sta nonno, l'ha ammazzato tuo padre. Sarebbero Natali un po' strani. E chiede alla stagista schiavetta dove va la sua grazia. Mo te la faccio io la grazia. Per risparmiarti una vita dei stenti. Eppure questa l'emo risorta. Mi sa che con lui non posso discutere civilmente come prima. Chiacchierine tra donne. Oh, Cesira è lì per Sansa. Perché Cesira è brava e non voglio sentire niente. È perfettamente normale, piccina mia. I sette dei sono grandi e misericordiosi. E hanno deciso che dobbiamo soffrire una volta al mese. Per forza. Pure se non dovessimo far figli quello specifico mese, dovemmo soffrire. Famo gli ovetti e manche Pasqua. Sembra una cosa inventata da Martin. Una tortura strana, ma invece no. Oh, e agli uomini niente, eh? Solo per le donne ste cose. Che bravi gli dèi, bravi! Posso bestemmiarli? Eretica! E che me lo immaginavo diverso. Pensavo fosse una saponettina profumatina. Gli avrei dato un nome a ognuno ogni mese. Non è così. Lo sai mo che devi fare, sì? Tanto per rimanere nel discorso traumi. Sono due stagioni che sto dentro il discorso traumi. Devo dare dei figli a Joffrey, sì. Ma come? Eri tanto contenta nella 106? Ma era 11 puntate fa. Senti, posso sembrare anche, diciamo, lo dite voi, ma secondo me no, strozza. Ma sto cercando di sistemare tutta la faccenda. Perché non lo volete capire? Non lo volevo, tuo padre è morto. Ma pure lui rompe i coglioni. Lo so che Gioffrino è difficilino. Pure quando nasceste, nascerebbe. Pure quando è cicciato fuori. Il bordello che ha fatto! Sangue, placenta, liquidi di vario tipo ovunque! Tu non puoi capire come mi ha ridotto l'apparato riproduttivo! Tommen e Myrcella poi sono usciti tipo scivolo dell'acqua Stark! Non puoi capire gli strilli! La sofferenza! Le cortellate son meglio! Ma avrebbe potuto sentire anche Robert dalla foresta del re. Ma come, non stava con te a far Firmino? Firmino? No. Ogni volta che si avvicinava al mio tempo. Il tuo che? Quando dovevo compiere il miracolo della vita? Non ho capito. Dovevo sgravare? Ah,
Lui fatalità lo chiamavano a una convention de caccia. E ogni volta mi tornava con una pellicina, una testa de cervo, una borsa de Louis Bolton in pelle umana. E io gli davo un bambino. Scambio effettuato. Ma a me non importava. Non me la sono mai presa. No, no, anzi, ce l'ho anche mandato a caccia. Tu ricordi, sì? Non può capire le volte che ci ho mannato. Ma va a caccia, va. Comunque avevo un mio fratello al mio fianco. Ah, ma allora il padre era presente. Pensa che volevano impedirgli di assistere. Cioè, te rendi conto? Primo, i maestri poraccetti, ma proprio qualcuno in generale che cerca di comandare a noi. E già questa, condannata a morte. Però poi mio fratello gli disse solo: "Viecce". E tutti zitti. Che uomo. E Geoffrey, con te non sarà così. Why are we still here? Just to suffer. Ma niente, salvo un matrimonio meglio del ragazzino. Quindi dagli dei figli. Amerai loro. Ma io amo anche il Geoffrino, eh. È tutta la mia vita, me devi credere. Sì, sì. Ma tu devi amare meno gente possibile. O sarai debole. Fatteli cazzi tuoi. Devo dire che ammazzarmi il cane e i parenti aiuta. I figli, quelli che ha tirato fuori te, quelli devi amare. E basta. Ma non dovrei amare anche mio marito. Quello deve portare pane a casa. E rompe pochi coglioni. Quello è il ruolo del marito. Sessismo, cioè, sì. Parlando del fratello, ecco Jamie, a cui la prigionia non dona. E vorrei ricordare che Tyrion da mo' che era scappato è tornato con esercito, ma vabbè. E siccome si annoia, si mette a parlare col cugino. Com'è che te chiamavi? Alton. Cleos Frey, in teoria. Vabbè, uguale. Ripetimi chi era tua madre. Una puttana con il culo grosso. Beh, dire grassa è esagerato, io... Cynthia Lannister. Ah, non è quella grassa? C'è una foto, aspetta. È questa qua. Ah, ma era solo per capicchiere, Antapia. No, no, anzi, sono stato tuo scudiero una volta. Alle nozze di William Frey. C'è un Frey che si è sposato. Ma ne schifano tutti. Quanto sei stato bravo. Ah, ora mi ricordo di te. Davvero? No. Sì, ah, grazie, grazie. Mi fa un autografo? Posso scrivere solo con le feci, se te disturba. Ah, io mi ricordo tutto, Il tuo elmo, il colpo con cui disarcionasti cavaliere comparsa là. La posizione del sole nel momento esatto in cui la tua lancia del 273 AA turbo diesel con manico in oro 17 carati. Ah, ma sei proprio fan, Sì, ah. Il giorno più bello della mia vita. E sei mio scudiero? Sì. Ah, ti capisco, sai. Pff, ma va alla finita, soggetto. Come potresti? Te sei così figo. Ma sta buona coglione. Cioè, scusa. Ho avuto anch'io 16 anni. E anch'io ho fatto la gavetta scudiera per un cavaliere. Mentre stavamo a gonfiare la fratellanza del bosco del re. Tu. E chi era il cavaliere? Gesù. Barristan Selmy. Summer Crackle. E com'è andata? Ah, Barristan era un pittore. Un artista. Genio! Conosceva tutte le tonalità del rosso. Dal magenta al vermiglino. Ma non ero bravo come te a fuoco scudiero. Io so più bravo a zaccagnà. Soprattutto le spalle. E non so manco bravo a far prigioniero. Non come Ned Stark. Il primo della classe, sempre e comunque. Sarà stato pure il primo della cella, tutto compostino. Alle sbarre del primo banco. Io no, io sono di quelli che sta all'ultimo banco. E me so rotto di sta qua. Ma ti mettono la nota! Non hai pensato di scappare? E come no? Ma è un po' difficile quando sei il figlio, quello venuto meglio, del nemico. Tendono a tenerti d'occhio. Era un po' impossibile. Ah, mannaggia, finora. Ora che ci sei tu, è possibile. Davvero? Tu sei importante. Ah sì? Sei veramente mio fan. Certo! E mi vuoi aiutare? Certissimo! Ah, che devo fare? Una cosa facile. Piuttosto comune qua. Considerala fatta. Devi... morire. Ti si chiede abbastanza, lo capisco. Ci posso pensare? No. Oh, è morto. Ah. Jamie Lannister, signori. Kingslayer e Kinslayer. Che succede? Si sente poco bene. Ti prego, aiutalo, è mio fan. Ah. Ma è il trucco più vecchio del mondo. Ti pare che ci casco?
però entro. Dormi piccino, bel castarchino, tu padre sarà happy quando te becca al mattino. Ciao bambini, oggi disegniamo le capre. Yeah! Aridaglie con quati, passione tatuatrice. Buonasera signor... non so niente di draghi. Sicura? Ma è voi? Scusa, voglio solo sapere dei draghi. Il ladro è con lei in questo momento. E te pare? E certo. Ma che dicono un nome proprio di persona? Sempre in caciara. Tipo... ecco lui che si aggira al crepuscolo, ripulendo le strade dalla sozzura. Pettivo spazzino. Cioè, capito come fanno? Vabbè. I 13 sono riuniti. E mo? Giochiamo a kart. Non l'ho detto, lo stai immaginando tu. Non l'ho mai detto. Comunque no. Processone. Accuse infamantissime. Come ti permetti? Non siamo dei ladri. Potremmo essere speculatori, affamatori, corruttori, evasori fiscali, ladri. Ma non una pornostar. Ridatemi i miei piccini. Senza di me moriranno. E sti che... e no. E su. Sei senza cuore. Per questo sono ricco. Ti darò io una mano, Calesbrinks. Grazie, Payat. Che fai, a me Sibilla? Tra mai vi capite? Devo fare una profezia. Meglio. Te porterò nel posto dove l'ho inguattati. Nella casa degli eterni. Ah, grazie. Sei molto caro. Come scusa? Stai confessando? Sì. Ma hai fregato te i draghi? Sì. E ora vuoi che io vada là dentro? Sì. Ma non sarebbe stato meglio non dirmi un cazzo e dirmi ho saputo che stanno là, o comunque ingannarmi per mandarmici, anziché spiattellarmi tutto così a caso popo? Sì. Ma... te spiego. Appena te m'ho visto nel deserto da lontano che eri in puntino, mi son messo d'accordo con Red Cart. Il Red Cart! Ma siamo una democrazia! Una democrazia! E invece no! Zanzanzaro! Zano Zoa Zorro Daxo Soxa Sanna Oxa! Cuoco è tu, cuoco è io. Cambio gestione, regà. Siete vecchi. Guardate solo dentro il vostro giardino e quello delle ossa. Ma ormai c'è la globalizzazione. Ci rubano il lavoro. Non apriremo mai agli altri. Ma è per questo che siamo cart e non terzo o second. Payat si alza. Ma erano 13, porta sfiga, oh. Per i 13, 12, 11, 10, 9, 8, tutti morti. Uccisi da Payat. Questo è un bel trucco, eh? Ha trovato 13 pelati, me coglioni. Daenerys se dà, ma questo fa le magie, quindi niente. Cortellata. Aio. Payat ci tiene veramente tanto che Daenerys vada a far visita alla casa degli Eterni, ma lei è costretta a rifiutare. Torniamo al campo di Rob. Lady Stark! Non si entra in tenda di una signora senza bussare! Ma che vuoi, maiale con la parrucca? Ma chi sei, Dudley? Scusi signorina, sono stato veramente maleducato, non so cosa mi sei preso. Per favore non mi uccida! Che c'è? Lo sterminatore di re! Cosa? E mica te lo dico. E la che vuoi? Sto aspettando la transizione. Transizione! Jamie non è manco riuscita a scappare. Gliel'ha fatta Tyrion con quelle gambettine. Tyrion già stava a casa dopo aver preso per culo Yari e Tully nello stesso momento con esercito. Andiamo avanti. Oggi riempio la parete vuota del castello con una bella testa di leone. Sì! Ma arriva Kat e rovina tutto. Ci stavo divertendo. E come se fanno lo piatti, o vedi, o fa apposta. Che vuoi fa? Vendicare mio figlio? No, ci serve. Lo so che è dura fermarsi. Io per il capello trovato in una torre ho quasi fatto volare sotto il fratello nano. E infatti io manco stavo qua se non l'avessi fatto. Ah, ma quindi è colpa tua se mio figlio è morto. Mo non stiamo qua dai corpe. Il punto è che io posso sbagliare, che so, a lei di personaggio principale col cascè alto. Te sei una comparsina e devi abbozzare. Protesto! Quando torna Rob mi sente. Grazie Lady Star. Da quando accendi tu le candele, sorella? Da quando non c'ho un cazzo da fa. Ma quindi da sempre. Che leggi? Non ti passo più i foglietti. La flotta di Stannis sta arrivà. E noi allora faremo piovere una pioggia di fuoco dall'alto. Piogge e fuoco? Sì, detta a tavola c'è un po' cringe. Ma che sta a fa? Frebuti papà? È un
una citazione. Il problema vero è Joffrey. Ma no, è solo vivace. Sì, lo so, è che non mi dà retta. Il fatto di essere re e poter avere quello che vuoi quando vuoi e poter decidere della vita e la morte di chi te pare, compresi i nobili, come fossi un dio, ti fa montare veramente così tanto la testa, secondo te? Beh, a Ned gliel'ha fatta smontare. È tutto suo padre. Dici Robert o Jaime? Ma che Robert? Robert era vivacino, sì, ma non era così cattivo. Assomiglia a Jaime. Sotto una certa luce. Magari quasi al buio. Se te metti perpendicolare a lui. Vabbè, non è che so vere quelle storie che non devi incrociare i cromosomi. I Targaryen si sono sposati per generazioni, bla bla bla. Hai visto che fine hanno fatto, sì? Com'è il detto? Più matto del cavallo c'è solo un Targaryen. E quella c'ha pure il cavallo Targaryen. No, non era così, come cazzo era? Ah, ogni volta che nasce un Targaryen gli dei lanciano una moneta. Hanno sbroccato quasi tutti. Tu sei fortunata. Tonino e Marcella, Tommen e Myrcella, so tanto bravi. E Joffrey? Diciamo che funziona 2 su 3. Pure i Targaryen, infatti. Daenerys, ok. Rhaegar, ok. Viserys, 2 su 3. Attenzione, il momento avvicinamento. Magari è una conversazione a cuore aperto tra fratello e sorella? Me sa? Tyrion sta a pazzardà un caro caro, un pat pat sulla spalla. Che va? Ma non esagerà. Oddio, scusa, ho rovinato il momento? Questo è imbarazzante. Abbiamo fatto progressi però, dai. Se ritorna all'accampamento, i Castark e quell'altri Stark litigano. I Castark vogliono vendetta. E c'è tensione nella squadra. I giocatori non hanno fatto gruppo. E noi allora se portiamo lui al pallone. Voglio vedere Rob poi come gioca. Traditore, difensore di felini. Quando torna allenatore? Presto. Presto non è abbastanza presto. Lo so. A Jaime gli hanno messo le catene da neve. Che cari. Ho fatto mica qualcosa che non va. Hai ammassato il fio del Lord Castark. Hai ragazzi. Quello che faceva la guardia. Ma perché mettete i fidi del Lord a fare i secondini? Ma quel cavaliere è una donna! Sì. Ed è molto più cavaliera di te. Tiè, ci posso stare. Che palle essere cavaliere. Troppe clausole. E fai il bravo. E difendi il re. E difendi i deboli. E paghi le tasse. Ma cosa succede se il re è cattivo? O se le tasse se le fottono i politici bastardi e gli amici loro corrotti? Ho fatto bene a seccare Aerys. Dovrei avere le statue grosse così. Senti, ma sei sicura che ne ha nipote di Wun Wun? Ma andà a trovata, oltre la barriera. Sei un uomo senza onore. Ti guardo dall'alto in basso style. Io so meglio te. Cat ma falla finita soggetta. Questa aggiungo io. Gne gne, come te ci sciacqui le branchie con sti paroloni, a talli. E poi sa la migliore amica di dito corto. Dito corto. Se più ipocrita di Ned, vi siete trovati io. Ma te sei un po' così, eh? Te piacciono i puttanieri? Dito corto. Tu marito. Eh? Almeno io so monogamo. Monozigoto. Monogamozigoto. Come si chiamava il bastardino che portò? Snow. Va fai fin da Disney. E te giù a odiarlo. Un bambino senza colpe. Ma te fai schifo da sola. E giudichi me. La spada. Vedi, vedi, uguale a tuo marito. Quando uno comincia a portare argomenti, la spada. Rimango amico del Barry Stanselmi. Portasci, tu ha preso fuoco. A chiacchiere ho distrutto a tutte e due statici. E riannamo da Tion. Io l'avevo detto che se non foste stati bravi sarebbe scattata l'opzione oppure. Eccotela, tiè. Oppure, ora per punizione uscito ragazzini ereditieri. No! Va che roba, belli croccantelli. Grande idea quel Rick. Perché è un'idea di Rick in teoria. Rick che già sta qua, già sta in giro. È sua l'opzione oppure, io offro buttata. Crimini su crimini per Tion, pure freebooter. Ma dopo, questa è un'opzione oppure. Opzione Targaryen. Am I going too far? Non me sto a regolare? Non lo so, ma dopo questo sicuro il video me se demonetizzerà. Fine, scià. Secondo me questo è stato fa la parte di Rick. E che è un po' dico, te lo dirò, te lo dirò. Perché ogni volta che fa ste cose un po' così inquadrano sempre lui che fa bravo, bravo. Rick. Che cazzo. E stare ancora a farmi spizza forse. Miss Force. Force Fit.